Ciao a tutti, oggi vi mostro questa seconda proposta di make-up natalizio che è leggermente più chiaro, dai toni più nude rispetto all'ultimo che avete visto sul canale che vi ho proposto. Ci sono i glitter, immancabili compagni natalizi. Se siete interessati a questo make-up, allora continuate a guardare il video. Parto immediatamente con gli occhi, visto che applicheremo del glitter. Sto stendendo una crema viola. Un ombretto in crema di base e lo sfumo immediatamente. Ci sfumo sopra un ombretto leggermente più scuro, però l'intensità rimane comunque quella del viola. Vado a sfumare con un pennello pulito giusto per togliere via l'eccesso di colore. È già il momento dei glitter, vado ad applicare una crema per glitter sugli occhi, non è necessario averne una per forza, basta semplicemente mettere qualcosa di appiccicoso, può essere anche il gloss o una crema, qualcosa di appiccicoso sul quale mettere i glitter. Con le dita vado ad appiccicare i nostri glitter sulla palpebra. Diciamo che con questo gesto vado a sfumare, a ridistribuire proprio la quantità di glitter. Non importa se non c'è un disegno preciso, perché con i glitter uno è impossibile, due ci piace che comunque ci sia un disegno quasi molto artistico, molto casuale. Prendo una matita nera, potete prendere qualsiasi matita, e vado a tracciare la parte interna dell'occhio. Anche nella parte interna superiore. Vado a passare il mascara. Vado con il fondo e ne applico un po' soltanto sulla parte centrale del viso, sfumando verso l'esterno, quindi non una quantità eccessiva. Voglio tenere comunque il viso molto fresco, dewy e super 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 glowy. Vado a correggere un po' le occhiaie con un correttore in crema. Mi raccomando in questo caso a scaldarlo bene prima. Correggo anche i brufoletti che sono qui. E con dei correttori illuminanti, questa volta liquidi, vado ad illuminare un po' la zona delle occhiaie. Fisso con la cipria immediatamente il contorno occhi e un po' i lati del naso. Faccio un po' di ombre in crema, leggere. Vado a mettere un punto luce all'interno degli occhi, giusto per aprire lo sguardo. Passo un velo leggerissimo di colore anche alla palpebra inferiore. È il momento del mascara anche alla palpebra inferiore, in maniera leggera perché altrimenti rischiamo di macchiare tutto. Se mi accorgo di aver messo troppo mascara alla palpebra inferiore, semplicemente ci passo un cotton fioc pulito e asciutto. Così da portare via l'eccesso sulle punte. Stessa cosa vale anche per le ciglia superiori quando avete problemi che magari si fanno di piccoli grumetti. Vado un po' a completare le ombre in crema, quindi a fissarle con un po' di polvere. Prima del blush è il momento delle labbra. Applicherò un gloss molto rosino, quindi vado ad annullare un po' le mie labbra con un po' di correttore. E poi, siccome io non riesco a vedermi senza un po' di overline, vado appunto a farne un po' con una matita sempre sul rosa carne. Prima di andare col gloss, applico un bel po' di glow con gli zigomi.
Come blush ne applico uno in crema, così da essere super naturali anche per quanto riguarda il blush. Concludiamo il make-up con un gloss. Questo è il make-up finito, spero che vi piaccia, è un'altra proposta natalizia, un pochino dai toni più chiari rispetto a quello precedente e noi ci vediamo al prossimo video. Mua. Ciao! Mi si era incollato l'occhio. Ok, amore, puoi staccare? Devi fare l'introduzione. Ah, è più nude, diciamo, un pochino più... ma che ce ne frega?